Ed eccoci giunti al termine, dobbiamo solo caricare questo codice all'interno di Arduino, quindi andiamo innanzitutto a controllare che ci sia selezionata la nostra board. Nel mio caso è un Arduino 2009, potrebbe essere anche un Arduino 1 o un Arduino Mega. Attenzione che non funzionerà con Arduino Nano. Quindi, una volta selezionato l'Arduino, selezioniamo la porta COM 10 in questo caso, e andiamo a caricare il codice. Ecco fatto. Il codice si basa su un progetto originale di Michael Bartlett della SparkFun, a cui ho aggiunto alcuni effetti, tra cui i due V-Meter. La parte principale che è possibile modificare sono queste delle costanti. Se volete modificare i pin di Arduino o avete una striscia con dei LED con un numero di LED differente, questa ha 60 LED al metro, quindi qui metteremo il numero massimo. Questo è il pin di ingresso del microfono e questi sono i due potenziometri. Uno per la luminosità e l'altro per la sensibilità del V-meter. Poi ci sono altri parametri che meglio non modificare. E infine è bene dare un occhio a questa parte che è quella che switcha le varie modalità di funzionamento della lampada. Non escludo che ci siano ulteriori modifiche e quindi ulteriori video prossimamente sul canale. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi va lasciatemi un pollice in su e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!